Vi presento Ugo, il cittadino Sergio Puglia. Hola, salve, buongiorno. Sì, microfono vicino. Bene, volevo anzitutto raccontarvi un po' di questa esperienza che stiamo vivendo all'interno di questi palazzi e di come ho capito ciò che in realtà già sapevo, più che altro ho avuto conferma, ossia ci sono dei centinaia e centinaia di persone che fanno informazione, che stanno lì unicamente da un lato per stressarci a noi all'interno del Parlamento, ad esempio vengono semplicemente per dare notizie del tipo stanno morendo le persone e vanno via. Ne viene un altro, senatore, le voglio informare che l'Italia ha avuto un altro richiamo dall'Unione Europea e va via. Cioè lo fanno unicamente per stare lì a buttarti il panico addosso al fine di renderti più malleabile poi alle richieste dei signori dei partiti. Ma non ci siamo piegati in questo periodo, perché noi sappiamo una cosa precisa ed è quella di riportare il cittadino all'interno delle istituzioni e far sapere al cittadino ciò che avviene all'interno delle istituzioni. Un'altra cosa, hanno una tecnica. La tecnica è, hanno 10 domande, tutte 100 e forse anche 200 giornalisti, e te le ripetono all'infinito, sempre le 10 domande, a tutte 163 senatori e parlamentari, perché hanno bisogno di queste 10 domande di avere una risposta che loro poi possono portare in redazione e avere magari la pacca sulla spalla dal direttore di quella redazione, che poi tra l'altro oggi li vediamo anche seduti in Parlamento, alla Camera e al Senato, come ad esempio Minzolini che era direttore del TG1, addirittura il TG1, cioè la nostra RAI pagata con le nostre tasse, oggi lo vediamo al Senato seduto come senatore. E allora che cosa voleva dire? Che 2 mesi prima, che era il direttore del TG1, aveva fatto bene il suo lavoro? Oppure invece aveva fatto bene a fare le veci di chi oggi l'ha messo là in Senato? Io credo la seconda. Ecco, stiamo vivendo un periodo in cui l'informazione è totalmente travisata. Totalmente travisata. E poi tra l'altro la cosa che più fa arrabbiare è che fin tanto l'informazione magari guadagnasse per quello che magari vende, invece no, lei guadagna con le nostre tasse, perché c'ha dei finanziamenti pubblici e la RAI sta lì con le nostre tasse, quindi non stanno lì per meriti, ma stanno lì soltanto perché sono amici degli amici e oggi li vediamo in Parlamento. Ecco, l'informazione in questo modo non è un'informazione libera. E noi a tal proposito abbiamo già consegnato 2 proposte di legge, una che faceva parte del nostro programma, l'abolizione del finanziamento pubblico, quindi con le nostre tasse, all'editoria, quei giornali e radio e TV. E poi l'altra cosa è l'abolizione dell'ordine dei giornalisti. Questo farà in modo che questa legge che appartiene al periodo fascista venga totalmente abolita. Ecco, questi signori stanno dicendo di tutto e di più di noi. Avevano detto nel primo periodo, quindi nel periodo in cui abbiamo messo piede nel Parlamento, che era colpa nostra se l'Italia stava andando a rotoli. Era una settimana che stavamo lì, una settimana, 7 giorni, che l'Italia stava andando a rotoli per colpa nostra, che noi dovevamo dare la fiducia a Bersani. Ecco, erano 7 giorni e già l'Italia, tutti i problemi dell'Italia creati da questi signori per 20 anni di finta opposizione e di gestione dello Stato a modo loro,
per 7 giorni era il problema creato da noi, e lo facevano anche attraverso i loro amici giornalisti che venivano da noi a farci il lavaggio del cervello, come dicevo prima, per tentare di farci diventare flessibili. Noi a Bersani, e quindi se c'è qualcuno qua del PD che lo sappia, noi a Bersani all'inizio avevamo dato alcune condizioni. La prima condizione: tu te ne devi andare via e devi far venire un giovane del tuo partito, quindi la vecchia nomenclatura, la vecchia dirigenza del PD che ha sempre finto di fare opposizione, vada via e faccia venire i giovani. Bravo. È andata. E questa era la prima cosa che avevamo chiesto, perché loro sapevano benissimo già in campagna elettorale, ma forse queste persone non sono abituate a sentire una persona che la pensa sempre allo stesso modo. In campagna elettorale già avevamo detto che Bersani per noi era un avversario, che noi non ci stavamo a quei giochi, sì inceneritori, sì all'acqua privata, sì al traforo della TAV in Val di Susa, queste terre che sono meravigliose, anzi vi invito ad andarvi a fare una 7 giorni di vacanza in queste terre meravigliose lì in Val di Susa, che sono veramente piene di verde, piene di pecorelle e piene di mucche, e questi malati di mente hanno fatto un traforo, è come se ci facessero un ponte da qui a Napoli dicendoci: no, ma lo vogliamo fare perché così andate più veloce ad andare a Napoli. Ma che me ne frega a me andare a Napoli più veloce se poi devo avere questo ponte che non mi fa più godere il mare. Ecco, questo era Bersani e lui già lo sapeva già in campagna elettorale, gliel'abbiamo confermato dopo. Abbiamo chiesto a Bersani: guarda, noi non abbiamo fiducia in te, ma dacci un segno, lascia stare il programma degli 8 punti, perché i programmi sappiamo benissimo che sono parole vuote, sono libri delle favole, si può dire tutto con un foglio scritto con le belle cose vicino, si può dire di tutto, per cui abbiamo chiesto atti concreti e abbiamo già stipulato, compilato un foglio che doveva soltanto firmare e doveva rifiutare i rimborsi elettorali. Ecco, dacci un segno, fai un atto concreto e forse noi avremo fiducia in te. Dai, firmalo. No. Facciamo partire la giunta per le elezioni per dichiarare l'inammissibilità di Berlusconi all'interno del Parlamento perché detiene delle concessioni dell'editoria che non le potrebbe avere se è parlamentare. Dai, facciamola. No. Facciamo partire le benedette commissioni parlamentari. No. Vota sto cazzo di Rodotà. No. E allora di chi devo avere fiducia? E tra l'altro Rodotà è una persona che viene da loro, è una persona loro. Com'è possibile che non lo vuoi Presidente della Repubblica? Perché forse è una persona talmente onesta, talmente libera, che gli inciuci tra Stato e mafia li avrebbe fatti uscire fuori. Bravo. E allora li abbiamo messi proprio alla prova, questa è stata l'ultima prova che gli abbiamo dato per poter avere la fiducia, e l'avevamo anche specificato in caratteri, a caratteri cubitali, però ovviamente la stampa non fa passare queste informazioni. Guarda, lasciamo stare che non hai fatto partire le commissioni permanenti, lasciamo stare che non ti sei tolto tu per far venire un giovane, lasciamo stare che non vuoi far partire la giunta per le elezioni per dichiarare l'inammissibilità di Berlusconi nel Parlamento, lasciamo stare tutto questo, ma fai salire Rodotà, una persona tua, come Presidente della Repubblica, e noi appoggeremo qualsiasi governo. No. E allora quello che vuoi da noi è soltanto una fiducia cieca? Basta, basta fiducia in bianco a questi signori del dolore, perché sono signori che ci stanno addolorando la nostra vita, per cui non è più possibile procedere con delle deleghe in bianco a questi signori che sono da più di 20 anni che stanno gestendo l'Italia. È questo che è successo quello che già sapevamo da tempo, PD e PDL sono la stessa cosa.
È ovvio che ci sono ancora dei nostalgici che comunque, vuoi o non vuoi, e noi li capiamo, perché ovviamente quando uno crede in qualcosa e questo qualcosa improvvisamente cade anche sotto agli occhi, anche se Lazzaro era morto e lo vediamo vivo, comunque vogliamo non crederci. Ma è lampante che ormai il PD e il PDL sono la stessa cosa. È lampante, è riuscito fuori, era un uomo tuo, Rodotà, non l'hai votato. E noi già sapevamo, già un mese fa, girava all'interno di questi palazzi che già avevano fatto l'accordo, ma difatti li vedevamo già abbracciarsi nei corridoi. E qualcuno, non so se sul web, perché ovviamente i giornali non l'hanno fatto girare, l'avete visto l'abbraccio di Bersani? L'avete visto l'abbraccio di Bersani con Alfano? Bene. Ma soltanto sul web in maniera forte è girata questa notizia. I giornali che prendono il finanziamento pubblico e che hanno i loro direttori, che oggi vediamo anche all'interno del Parlamento, non lo diranno mai. Quello che vi diciamo non è semplicemente votateci, perché non funziona così il Movimento 5 Stelle, non funziona con il voto in bianco, ma semplicemente, caspita, informatevi tenendo presente che questi signori che gestiscono i giornali, quindi Repubblica, il Corriere, il Foglio e così via, sono giornali che dietro hanno un unico pilota, PD e PDL, che sono la stessa cosa. Per cui se qualche volta magari ovviamente devono fare qualche articolo un po' più oggettivo, è ovvio, però vicino a questi articoli oggettivi mettono talmente tanti articoli, tanta informazione, che poi depistano anche la verità. E allora quello che stiamo facendo all'interno del Parlamento, per poter sapere cosa facciamo all'interno del Parlamento, informatevi, lasciate stare sti giornali, perché le informazioni non escono così come dovrebbero uscire nella verità. E allora c'è qui il Movimento 5 Stelle, avete la fortuna di averlo anche qui a Castellammare di Stabia, andate da loro, informatevi da loro e siate anche critici, perché la critica è l'opposizione vera. Quella che faremo e per 20 anni non è stata fatta in Italia è soltanto sana per una vera democrazia, quella che non c'è stata da 20 anni a questa parte in Italia. Ora non voglio tediarvi ancora di più con i discorsi, però una cosa, vi lascio un messaggio, seguiteci attraverso o oggi internet o altrimenti venite ad ascoltare quello che si dicono questi ragazzi, che anche io sono uno di loro ovviamente, perché anche io sono di Portici e anche io ho il mio gruppo territoriale. Nei gruppi territoriali ciascuno di noi vale uno, anzi adesso vi rubo altri minuti. Inizialmente, poi adesso hanno smesso, ma forse ricominceranno. Inizialmente la stampa faceva uscire notizie che il Movimento 5 Stelle era spaccato. Si sono divisi, si sono litigati, c'è chi piange, chi urla. Queste persone non hanno assolutamente l'idea di cosa vuol dire stare in 163 persone e 163 persone ciascuno vale uno. Quindi chiunque può dire la sua. È ovvio che 163 persone non hanno un pensiero unico, è ovvio che 163 persone sono diverse, quindi questi malati di mente hanno mischiato la diversità per divergenze, ma assolutamente in un gruppo, ed è normale, ma meno male che ci sono delle idee diverse, e ciascuno di noi in quelle riunioni alzava la mano, e ciascuno di noi, essendo diverso dall'altro, magari c'è chi le cose le urla, e questi signori quando ci vedevano urlare erano convinti
ovviamente lo facevano anche apposta, che stavamo litigando, ma invece stavamo costruendo una nuova democrazia, non stavamo litigando. La stessa cosa avviene in un gruppo, chiunque di noi, se magari si siede con 5 amici e comincia a parlare di politica, ci sarà pur qualcuno che si riscalda, no? Non c'è un pensiero unico, e questo è il Movimento 5 Stelle. Ciascuno mette il suo e alla fine riusciamo a stabilire attraverso una maggioranza come bisogna andare avanti, come bisogna procedere. Ecco, io non la chiamo divergenza, io la chiamo libero pensiero, democrazia. Questa è la cosa bellissima. Allora, venite nei gruppi territoriali, anche se non siete d'accordo, non vuol dire che andare nel gruppo territoriale vuol dire diventare grillino, come solitamente ci affibbiano questo nome a noi, ovviamente per sminuirci. Noi siamo cittadini, stiamo lì per portare la vostra voce all'interno del Parlamento, quindi siamo cittadini, portavoce, in questo caso al Senato, e poi ci stanno quelli alla Camera, semplicemente cittadini, siamo grillini, siamo cittadini. Per cui vi invito, andate ad ascoltare cosa si costruisce all'interno di queste assemblee cittadine. Sono dei momenti bellissimi, completamente di libertà, democrazia. Quindi vi lascio con un messaggio: la democrazia si costruisce nelle strade e attraverso noi cittadini e non attraverso le stanze dei bottoni. Chiudo, buona giornata e seguiteli.